Oggi vi racconteremo la storia del pellicano. Il pellicano, sotto il becco, ha una vera e propria tasca di riserva. La membrana dilatabile di cui è formata può contenere fino a 13 litri d'acqua e di cibo che pesca volando a pelo dell'acqua. Alla fine non gli resta che chiudere il becco, far uscire l'acqua e inghiottire i pesciolini. La borsa della spesa. Questa mattina farò un po' più tardi, aveva detto la mamma al pellicano Pic, che ancora sonnato l'aveva ascoltata un po' distratto. Prima di andare a pescare, aveva spiegato la mamma, devo fare una visitina a papà, dall'altra parte dell'isola, aspettami qui. E lì Pic era rimasto. Intanto le ore passavano e lui ormai era sveglio. Insieme a lui poi si era svegliato il suo stomaco, che aveva una gran fame. Lì vicino c'erano tanti altri piccoli pellicani e di tanto in tanto arrivavano anche le loro mamme che portavano il pesce appena pescato per sfamarli. E la mamma di Pic? Perché tardava tanto ad arrivare? Quack, quack, pigolava ogni tanto Pic, tentando di attirare l'attenzione delle altre mamme, ma ognuna andava dritta dal suo figlioletto. Che succede? Gli avevano chiesto due fenicotteri rosa che si erano fermati lì vicino. Quack, quack. Era l'unica risposta che sapeva dare il piccolo pellicano. Intanto provava a pescare da solo qualche pesciolino che vedeva nuotare davanti a sé, ma riusciva a ingoiare solo acqua salata. Stava perdendo le speranze di rivedere la mamma, quando sentì un richiamo familiare. Mamma! Gridò. La vide arrivare con la borsa della spesa colma di pesce. Non ne aveva mai portato tanto. Sono andata a pescare con papà, disse mamma pellicano, e ha voluto darmi per te anche il suo pesce. Il carico era pesante, così ho dovuto volare piano. Ora però non importava più nulla, la mamma era lì. Su, mangia, disse. Pic era già pronto a fare una super colazione.